Bella, sono convinto che si ami una sola volta nella propria vita, ci si innamori una sola volta e si ami per davvero una sola volta. Tutte le altre volte, tutti gli altri affetti, emozioni, legami che andiamo a creare, sono solo pallide imitazioni del nostro primo, vero, grande amore. Prima di cominciare, voglio fare un piccolo flashback. Vi ricordate la live sul mio canale YouTube, quelle tette che sapevano di mare? Ecco, se non ve la ricordate, andatevela a ripescare. Ora, io so come stavo in quella live, in quell'esatto periodo della mia vita, e non so se questo in qualche modo si sia visto o si noti una differenza nelle espressioni del viso, o nel modo di parlare, o nel modo di pormi davanti a una telecamera, ma in quella live io stavo da Dio. Mi ero giusto fatto una straordinaria vacanza dove avevo avuto una bella esperienza, un'avventura estiva con una ragazza di nome Giulia. Avevo fatto innamorare di me una ragazza di nome Ludovica, che mi seguiva ed era una sorta di psico-stalker. Che mi seguiva su Periscope, YouTube e le mie altre applicazioni, e per me far innamorare Ludovica era una sorta di traguardo, una sorta di, non so come dire, soddisfazione personale, perché non si era mai posta come una ragazza sottona, come una ragazza, che ti dava grandi soddisfazioni, ma l'averla portata nel corso del tempo ad innamorarsi di me, a farle avere quella crush, quella cotta di un amore super tossico, tra l'altro, perché lei era super tossica e quindi portava tossicità all'interno della vita delle persone, mi aveva dato qualche bella soddisfazione. Ero tornato a Milano, mi stavo frequentando con un'altra bellissima ragazza bionda e un'altra ancora. Ora, diciamo che sentimentalmente parlando, non solo stavo bene, ero libero, non avevo legami, non me ne fregava più niente di Claudia, nonostante raga. Voi ancora oggi mi venite a rompere i coglioni con Claudia. Io capisco che Claudia sia stata per voi, l'avete idealizzata e l'avete resa un po' come il Mari, un po' come il Wallace, un po' come il Rumen, un personaggio chiave della mia vita e anche del palcoscenico che ho portato su YouTube. Ma la verità è che Claudia è stata una fiamma, come ce ne sono state tante altre. Non è stato il mio più grande amore e innamoramento. È stata una cotta che poi mi è passata. Se proprio volete saperla tutta, l'ho anche frienzonata, Claudia. Quindi, no, Claudia no, non esiste più, a parte che adesso è sposata, ha un bambino, ma l'avreste mai detto? Ma a parte questo, Claudia è una delle tante, ma non in senso offensivo, ma nel senso che è sicuramente stata una persona importante con cui c'è stata una frequentazione importante, ma finita lì, e se la rivedessi oggi per strada, a parte il chiederle ciao, come stai, non proverei nessun tipo di attrazione nei suoi confronti. Comunque, a livello sentimentale me la passavo bene, ero libero, non ero innamorato di nessuno, facevo tanto sesso e soprattutto con ragazze super belle, super super belle, molto più belle di me. Io ho sempre pensato di aver avuto la fortuna, forse grazie al fascino, forse grazie a quel qualcosa che ho da bello e dannato, di portarmi a letto ragazze enormemente più belle di me, ragazze da rivista, da copertina, da veramente. Ah, spesso, infatti, alcune volte mi sono sentito anche inadeguato a loro, però sai com'è, mi ci frequentavo, ci facevo sesso, mi divertivo e la mia vita era una figata, raga. Per quello vi ricordo quella live, perché la mia vita era una figata. Avevo i soldi, avevo tanti soldi, lasciamo stare poi come li ho spesi, perché io in 3 anni ho fatto fuori una cifra che se vi diceste chiamereste l'ospedale psichiatrico, mi fareste rinchiudere per come ho buttato via i miei soldi, avevo donne, avevo amici, ero felice, ero ritornato da una vacanza bellissima, era settembre, quindi c'era ancora il caldo dell'estate, c'era ancora il sole, il bel sole, le giornate belle lunghe, stavo da Dio. Eppure una ragazza che chiameremo Ginevra, la chiameremo Ginevra semplicemente perché reputo Ginevra il nome femminile più bello di donna, cioè se io avessi una figlia la chiamerei Ginevra, e ragazze all'ascolto che si chiamano Ginevra, complimenti, avete un bellissimo nome. Incontrai Ginevra, la incontrai dopo una lunga conoscenza avvenuta tramite i social, una conoscenza fallimentare fatta più di litigate, insulti,
rapporti tossici che di altro, tanto che avevamo smesso di sentirci, una sera decisi di scriverle e di dirle di vederci. Perché lo feci? Perché esteticamente era proprio il mio tipo. E poi aveva qualcosa che mi attirava. Un po' come le falene vengono attratte dal fuoco, anche se di solito io sarei il fuoco e le altre persone le falene. E ve la faccio molto, molto breve. Io e lei siamo stati insieme poco, 3 mesi. Abbiamo avuto un rapporto di tira e molla durato 2 anni, e all'interno di questo rapporto le cose peggiori che un essere umano possa fare ad un altro, sia da parte mia che da parte sua, sono arrivate. Più da parte mia che da parte sua, se devo essere sincero. I miei comportamenti sono stati cattivi, aggressivi, l'ho tradita, beh, anche lei mi ha tradito più di una volta, io l'ho tradita probabilmente il doppio delle volte in cui lei mi ha tradito. Ho fatto cose terribili, tipo portarmi a casa una ragazza, baciarmela di fronte a lei, poi dirle che questo era il letto dove avevo scopato quella ragazza e mentre lei piangeva scoparmi Ginevra. Cioè, ho fatto delle cose veramente brutte per ferirla, per il gusto di ferirla. Ma non è che sono un sadico di merda, anche se sono un padrone, un master, un daddy. Non è sadismo, non è la voglia di far male all'altro. Era che il suo modo di essere, così libertina, sempre così voluta tra tanti ragazzi, sempre così desiderata, sempre così schiava del voler piacere al prossimo, e su questo aspetto molto simile a me, anzi quasi una versione di me al femminile, mi portava a non sentirla mai veramente come la mia ragazza, mi portava a non sentirla mai innamorata di me, mi portava a sentirla così distante certe volte, e solo quando piangeva, solo quando si disperava, solo quando litigavamo e ci mandavamo a fanculo e facevamo delle scenate che Napoli spostati proprio, solo in quei momenti tirava fuori, come dal cuore, da dentro, un carattere, una forza di attaccamento nei miei confronti che mi dimostrava qualcosa. Fatto sta che un rapporto del genere è un rapporto super tossico. E infatti è finita nel modo peggiore, come tutti i rapporti tossici, gente che siete all'ascolto, che siete sposati, fidanzati, o sa il cazzo che cosa, sappiate che se avete un rapporto tossico, purtroppo, per quanto bello, e io lo capisco, per quanto ne siete dipendenti, e io lo capisco, per quanto vi faccia provare emozioni che io vi giuro che capisco, l'amore tossico è destinato a finire male, sempre e comunque male. Eppure qualcosa di me era cambiato. Alla fine di questi 2 lunghi anni stravaganti e di tutte le ragazze, intanto i soldi spesi e la mia bella vita che mi facevo, ho avuto un grave problema di alcolismo. Mi ubriacavo, bevevo, uscivo, spendevo quintalate di soldi in taxi con ragazze in macchina, feste a casa di altre. E veramente una vita mondana, ma non vissuta in modo sano, ma vissuta all'eccesso, quasi come un poeta francese, quasi come un decadentista, quasi come un misto tra Baudelaire e la vita di Lord Byron. E ne ho pagato il prezzo. Nel momento in cui lei ha troncato con me, perché è stata lei a troncare con me, ed è stata lei a troncare in modo definitivo con me, io sono cambiato. Sono cambiato in un modo che mi spaventa addirittura essere su YouTube, essere qua dietro uno schermo, parlare con voi, sono cambiato in un modo che non potete neanche immaginare. Forse l'avete visto e avete odiato questo mio cambiamento, perché io lo so quanto mi avete odiato, so quanto mi odiate. Io capisco il vostro odio, perché ai vostri occhi ero una sorta di semidio, sempre vincente, immortale, invincibile, con atteggiamenti di superiorità nei confronti del resto dell'umanità, e invece avete visto una mia parte molto, molto più fragile. E io per primo odio il termine fragile, anche solo come suona mi dà fastidio. Però è la verità, e mi avete odiato per questo, avete smesso di seguirmi per questo, mi avete rinfacciato la mia debolezza sentimentale e soprattutto avete provato a riportarmi a quello di un tempo. E arrivo qui oggi con cose che sono cambiate in me e cose che mi ha lasciato lei, cioè queste, ok, sono stronzate che prima non facevo e lei ha portato all'interno della mia vita. Faccio ancora sesso questa sera, tra poco, cioè tra poco di cazzo, sono le 11:38 quando sto girando il video. Comunque questa sera dovrò vedermi con una ragazza. La scoperò, come ho scopato una ragazza sabato scorso, come ho scopato una ragazza venerdì della settimana precedente, come sì, mi diverto, faccio robe che ho sempre fatto, ma è cambiato il mio approccio
con cui faccio queste cose. Non provo più quella soddisfazione, quella realizzazione, quel puro piacere fisico che inizia e finisce e poi mi lascia in benessere. Ora provo un piacere fisico che inizia e finisce e poi si tramuta in una sorta di malessere, in una sorta di battaglia all'interno di me stesso tra due parti di me completamente opposte, diametralmente opposte, come guardarsi allo specchio, ma oltre lo specchio c'è l'abisso, sai come diceva Nietzsche, no? L'abisso di Nietzsche, c'è un buio, c'è un buco qua in mezzo, dentro il mio petto, è come se, cazzo, sì, sono cambiato. Adesso sono arrivato a un passo superiore, ma a mio modo di vedere molto più brutto, che si chiama apatia. Provo apatia generale verso qualsiasi donna o ragazza mi si avvicini, al di là di un'attrazione fisica che svanisce molto velocemente, e anche il sesso, che per me è sempre stato ed è tuttora fondamentale, cioè il sesso fatto bene, il sesso bello conta il 99% di un rapporto. Ho anche provato ad avere altre relazioni, penso con Alice, penso con Chiara, penso con la ragazza che chiamavamo Billie Eilish perché assomigliava a Billie Eilish, ma non sono mai riuscito a durare. Dopo una settimana, a volte veramente il tempo era schifosamente breve, dopo una settimana, 2 settimane massimo, arrivavo ad essere stufo, arrivavo ad essere come stanco. E questa apatia generale che all'inizio rifiutavo, all'inizio ne ero riluttante, all'inizio veramente ci combattevo, alla fine ho finito per accettarle, per farla diventare una parte di me. Per questo i farmaci, per questo la codeina, lo Xanax, Rivotril, antidepressivi di ogni tipo. Nonostante, come vediate, in questo momento sono perfettamente lucido e sono perfettamente lucido. Fortunatamente, non voglio tirarmela, chiedo scusa per questa frase, ma avendo un quoziente intellettivo di molto superiore alla media nazionale europea, no, vabbè, sto zitto. No, fortunatamente, essendo intelligente, posso e so gestirmi questo genere di cose, come ho saputo smettere con l'alcol quando mi ero reso conto che l'alcol era diventato una vera dipendenza. Cioè, bevo in frigo le bottiglie di vino, ma bevo ogni tanto. C'era un periodo in cui, vi giuro, ogni sera io andavo giù 1 litro, 2 litri d'alcol, proprio ma roba pesante. E, cioè, lascia stare, avevo un comportamento super aggressivo, ero diventato intrattabile, me la prendevo sempre con Ginevra, con lei. E adesso fortunatamente ne sono uscito, ma ammetto che cerco a volte altre strade, cerco strade alternative. La musica sicuramente è stata una bella strada, infatti in descrizione, raga, trovate Spotify, le mie canzoni sono uscite su Spotify, tra poco uscirà una quarta traccia. Ho provato attraverso l'arte creativa, ricreativa, ho provato a scrivere, a buttare giù delle idee e in qualche modo riesco un po' a sviare, però poi inevitabilmente ritorno all'apatia, al muro, alla freddezza, al bianco del marmo o al nero, dipende sotto quale sfumatura vogliate vederla, e arrivo a dirmi: non me ne frega un cazzo di niente, di assolutamente niente. Ed era questo il passaggio fondamentale che mi mancava, il perché torno su YouTube. Vi ho detto che ero pronto. È vero, sono pronto. È da un po' che vedete che sono pronto. Ma non è solo per quello. In realtà torno su YouTube perché voglio usarvi. Voglio usare voi come stimolo per tornare a sentirmi vivo, come mi piace essere vivo, come nella live quelle tette che sapevano di mare. Voglio tornare a sentirmi così, voglio tornare a sentirmi bene. E qual è il modo migliore di farlo se non attraverso l'amore della gente? Che sì, è un amore a volte fittizio, è un amore a volte fugace, è un amore che a volte cambia perché basta una dichiarazione sbagliata e una persona si gira dall'altra parte quando sei un personaggio pubblico. Però è pur sempre amore, forse un amore di cui io ne ho bisogno di usare e fare mio per colmare questo vuoto di apatia che ho dentro di me. In conclusione di questa storia, sono sempre convinto che si ami una sola volta e che tutto il resto della vita sia un compromesso. Il matrimonio è un compromesso, fare dei figli è un compromesso, avere un fidanzamento è un compromesso e persino avere degli amici è un compromesso. Diventano tutti dei compromessi, ma completamente diversi da quando avete provato il primo vostro vero amore. Però vi giuro che una cosa non cambia. Dopo un orgasmo, la notte quando si spengono le luci e mi ritrovo a leggere un libro, quando ho quei momenti in cui non ho niente da fare, perché ci sono dei momenti in cui non ho niente da fare, anche 2 minuti, oppure dei momenti in cui piove, sono in strada, cammino,
Giro, ritorna quell'apatia, quel vuoto, quel cazzo, ma con lei era diverso. Cazzo, ma quando c'era lei era tutto diverso. Alla fine mi sono rassegnato. Mi sono rassegnato al mio amore finito, volato via e mi sta bene così. Volevo solo raccontarvi quest'ultima cosa prima di tornare a fare i video che conoscete perché sì, perché volevo dirvelo e perché non tutti hanno seguito tutti i miei spostamenti tra Periscope, Instagram, Facebook. Poi io postavo robe e le cancellavo, quindi era un po' per raccontarvi una storia. Magari una storia che può servire a voi, magari una storia che può farvi da spunto. E questa è anche, vi dico l'ultima cosa che vi farà sorridere, questo è anche il motivo per cui mentre un tempo rispondevo quando mi chiedevate consigli in amore, in fatto di donne, io adesso non ve li do più. Me li chiedete ma non ve li do, o vi do consigli molto generalizzati perché non ce l'ho fatta io. Sì, voi potrete dire, ma Ned, ma tutte quelle che ti scopi, che ti rimorchi, dici il trucco, ma quale cazzo volete che sia il trucco? Se siete belli, attraenti e avete una bella testa, non c'è trucco. Certo, se siete brutti e scemi, o se siete brutti ma stupidi, o se siete belli, ma vabbè, avete capito? Se vi manca una delle due componenti, raga, non so cosa dirvi, cioè vi posso dire impegnatevi di più a far risaltare la componente che avete, alla fine il trucco è quello. Bene ragazzi, con questo vi saluto, vi ricordo link per tutte le mie cose in descrizione, vi mando un bacio, vi auguro un buon sabato, una buona domenica e noi ci vediamo settimana prossima forse. Ciao belli!